prima che parta la... Online, oh, eccoci qua. Ovviamente Cisco sta ancora montando. Però sto puntualmente montando, ma così i nostri amici conoscono qualcosa di bello del mondo della batteria. Sì. Questo è un Tom. Cioè, aspettare il batterista. Questo è un timpano. Questi sono i piatti, ce ne sono diversi. Questo si chiama Rise, sarà un accompagnamento. Vai, vai, tieni il banco ancora un po', Cisco. Quello che sto montando invece si chiama Charleston. Anzi, no, tecnicamente si chiama Hi-Hat, solo il piatto. Mentre il Charleston è composto da il piatto pirata che compone lo strumento di accompagnamento. Ora mi accingo a montare l'altro crash, che invece serve da... Sembra quella volta che raccontavi. Marta. Com'è quella volta la differenza tra una marmellata? Ah, quella bella discussione che abbiamo avuto. Sì, sei andato avanti 40 minuti a spiegarsi la differenza tra la marmellata e la passata. No, la passata è solo con i pomodori. Ah, ok. Non l'avevo capito no, bene. La differenza è tra la marmellata, che tecnicamente è solo di arance. E? Anzi no, tecnicamente solo di agrumi. Ok. Mentre la composta... La composta. La composta invece è una marmellata tenuta un po' indietro. Un po' morbida, no, la mangi in Austria con... Sì, con la Wiener Schnitzel. E poi c'è tutto il resto delle altre cose che noi comunemente chiamiamo marmellata, ma che non si chiama marmellata, che invece è fatta con gli altri frutti, che non so come si chiama, o almeno adesso non mi viene in mente. Capito, ma? Dai Cisco, continua a raccontare, almeno paghi pegno, cazzarola. No, allora adesso sto cercando gli auricolari che sono quelli che mi servono. Che si sarà sicuramente dimenticato. No, perché stanno sempre là dentro. Ah. Ah, fly. Questi vabbè. Sono gli in-ear. Li ha comprati Paolo. Non diciamo le vie però con cui dove li ho comprati, perché sennò... Ecco. Comprati da un famoso marketplace cinese. Non diciamo il nome. Anche perché è concorrenza per Twitch, quindi... Vabbè, quindi oggi cosa facciamo? Oggi vediamo un brano nuovo. Valhalla. Oggi vediamo un brano nuovo che ho prontamente messo anche sulle basi, quindi se vogliamo ascoltarlo ce lo possiamo mettere sul canale 1-2. Sì. Quando Cisco è pronto può farlo partire. Ci sono due progetti. Uno si chiama Jubilee 4. Questa roba di sottofondo. Manta che suona. No, è l'ampli di Fabio. Non ah, so perché. Sì, è mio, non so. Tanto però. Cioè, non l'ha mai fatto e non ho avuto il tempo di guardarlo. Prova. No, lo fa anche se non faccio niente. Ferma. Cos'è quel P? Un po' meglio. Ivan, vuoi che faccio un test della Ho cambiato, ho tolto il bright. Ivan. Sì, vai. Sì, però la togli dai microfoni. Suonagli qualcosina, Cisco. No, Cisco non suona qualcosina. Suona qualcosina, Cisco. Cosa vuol suonare? Non lo so, per fargli sentire qualcosa. Prendi l'aria.
intanto lo riascoltiamo, che tanto lo sentono anche loro. Dovrebbe essere... Si chiama Jubilee Song e l'altro Jubilee qualcosa. Perché si alza? Perché così vedo anch'io. Cos'è? Cos'è? Perfetto, perfetto. Quattro song. A posto, a posto. Canale 2. Disco, ferma un attimo. Si ferma con stop, non con play. Gli angoli quadrati, stessa roba. Allora, i fogli che avete in mano, che hai anche tu, Cisco. Questi geroglifici. Esatto, che però ti ho semplicemente scritto siediti perché sennò ti si vede così. Allora, in realtà a te ho scritto semplicemente 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, ok? Più che altro perché a pagina 3... Vai a te castigliare qua. No, su Cisco soprattutto l'ho scritto, ti ho messo un modo per contarlo, perché in realtà c'è un punto in cui va in 4 e non più in 3. Comunque dopo ci arriviamo, questa qui è la parte rognosa, quella alla fine, che è un po' tutta storta. Il resto intanto lo ascoltiamo, io qua mi sono scritto ma le parti. Ma tu hai fatto vedere come l'hai chiamata sta? Parte rognosa. Ma c'è scritto, so se... Parte rognosa. Perché okay. Manta c'ha scritto Manta sopra il foglio? Perché dovevo personalizzare anche la tua. Nella sua ho scritto Cisco, nella sua ho scritto Manta e nella mia ho scritto Paolo. A me hai scritto Fabio qua. Infatti. Ah, io invece sono scritto, io invece sono nominato C10. Che troietta che sei, ti lamenti per ogni cazzata. Grande. Vai, fai partire. E questa qui è solo la parte dopo. Intanto ascoltiamo che la dividiamo in pezzi. Cambia la pennata del fraseggio. Ritornello. Torniamo all'intro. Strofa che cambieremo probabilmente il mood, però sono 16 di strofa. Che è quella iniziale? Sì, praticamente sì. Ma è anche il giro di chitarra? Poi è diverso. Qua c'è un'aggiunta. In realtà qua non c'è chitarra. Però il giro di basso l'hai pensato come quella della chitarra? No, qua non c'è niente. Ho capito. Per capire che cazzo. Va bene, dai, adesso vediamo. Qua era il discorso quello di fare il walking bass. Ah, sì. Il cosa? Il walking bass, quello di fare quella roba che gira sempre, continuamente. Questo è di nuovo il ritornello. Qua c'è di nuovo la parte aggressive e dopo inizia questa, quindi iniziate a guardarla. Cambia in tre quarti. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
qua è lo stop, quello che c'è dopo. Qua ricomincia, però con le note più lunghe. Il secondo giro c'è lo stop. Ah, qua non c'è.
Mi manca una parte qua, te la devo far sentire. È qua. Ti mancano le chitarre sotto che dopo te le faccio sentire. E finale. Ok. Vabbè, quella la vediamo dopo. Allora, note sono di tutto. Do diesis. Partiamo dall'intro. Ah, non me le sono neanche scritte queste. Do diesis, vabbè. Sol. Sol diesis, no, sol e mi. Com'è che parte l'inizio, inizia? No, in realtà parte la base. Certo. E lui parte con il giro di... Eh? Che la canzone parte con il walking bass, esatto. Ok. Sì, ma intanto vado di capire quello che avevi in testa tu e dopo ci facciamo una cosa sopra. Tanto per capire anche con le chitarre, perché poi... Ma io all'inizio inizio non faccio niente. Adesso vediamo la parte aggressive allora. Però... Cioè, quella portante del brano. Allora non ho capito un cazzo, perché io ho capito che cominciava il basso e poi la chitarra sopra sullo stesso giro di basso. Ah sì, era stato scritto. Quindi quello così. Che si tira fuori, che starà solo col basso, deve stare anche con la chitarra dopo. Sì. Non è detto, però intanto cominciamo così. Scusa. No, sei il 5 tu. Io sono canale 5, scusami. Esatto. Come? Ci passi per il fa diesis o no? Sì. Quando va giù ta ba ba ba. Ma sempre? Sì. No, dopo sì. Dopo sì, solo lì. Non ci passo mai. No, allora. Altro perché io faccio una ribattuta, cioè faccio un legato lì, quindi sono due colpi di do, però io lo faccio. Aspetta. Non parte così, parti in sol. Parto in sol, però quando c'è il rientro sono due colpi. Esatto. Però vabbè, cambiano, parti in do. Parto in sol. Occhio perché acceleri troppo. Perché cade sulle varie del quadro. Allora potresti partire anche in do diesis? No. Ma è perché sulle varie del quadro o in do diesis? Perché è così.
Sì, perché tu... Proviamo a fare questa parte iniziale. Ma a questa velocità qui è? No, adesso ti faccio partire. Quindi la base. Parte il basso. Scusa. C'è click. E aspetta che non gli arriva il rullante a Ivan. Sai che io ho segnale, perdo segnale da una cuffia, porca troia. È più o meno un anno che mi dici la stessa cosa. È un anno che ti dico, metti a posto le cuffie. È vero. Forse. Vabbè, mettere a posto le cuffie vuol dire comprare un paio di cuffie nuove praticamente. Esatto. Ok. Tiro per le palle, qua. Ok. Ti arriva adesso, Ivan. Sta provando. Sta provando. Ci arriva anche a me adesso. Batti. Strano perché... Ivan, prova a sentire se staccando il cavo lo becchi oppure no. Lo senti che si stacca? E là c'è qualcosa nel routing che non va. No? Ah sì, è vero. È vero, stamattina. Stacca il canale dall'input 10, mi pare. Sotto, nella patch bay sotto, stacchi dall'input 10 della scheda. Se no vengo io. Boh, prova a usare il rullante. Con la base, perché parte basso, basso e batteria, ma sì, non prima solo basso proprio. Sì, magari con il Charleston, roba molto da subito dall'inizio. Sì, sì. Ma non con la song, parti con le basi. Sotto, sotto o sopra c'è la versione. No, sono attaccate, quindi o è sotto o è sopra. Jubilee basi, tipo Jubilee, ok, tipo song. Quella è la canzone che abbiamo appena fatto. Sopra dovrebbe esserci Jubilee 4. Ok, è quella. Occhio che c'è anche il click. Aspetta. C'è anche te qui a sedermi. Dov'è il click? Il 7? 7. Vado. Vai. Il giro cambia leggermente perché... Caragan. Esatto, non è più
con la... Col... Tararara. Esatto. Okay. Cosa cazzo è? Karagan, Karagan. Ah no, sono tutti e due, mi sa. Non mi ricordo più. È più bello come l'hai fatto adesso. Che metti il secondo che va su. Invertito. Vabbè. Però non mi ricordo dov'è. Dov'è? Cioè, allora fai. Ci sta perché poi inizia perché... il... Eh sì, perché lo leggi. Poi inizia il ritornello. Ah. sì, quindi arriviamo fino a lì e poi vediamo il ritornello. Lo dice sì, mi. Dovrei averle. Del ritornello? Ah, sì. No, non ce le ho. Fa diesis. Lo dice sì, fa diesis. Non ce le ho. Allora. Quelle. Non quelle. Sono okay. Queste matte. Che giro fai tu? Ok. Quello è del 90% dei brani. Il giro di Paolo. Oh, yeah. La canzone del Paolo. Esatto. Del sole. Chiamiamo questa canzone Paolo. Che, no, come, ce n'è già come... una dedicata a me, basta. Paolo. 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 Diciamo Paolo invece che dire ok. Quello che tu dici. Ragazzi. Ehi. Hey. Ale Mazzetto è diventato Prime. Grande oh, Ale Mazzetto! E adesso però vuole soldi. No, ha già le emoticon mia personalizzata, se vuole. Mi pare che sia more than 9 pau e viene fuori la mia faccia di quando facevo... Brutale. Ascolta, invece che dire ok, diciamo Paolo. Da adesso. Paolo. Paolo. Perché non sento quello che dici? Cioè, non sento no, da è normale. Fuori, non da dentro. È normale perché sennò se rimangono aperti i microfoni sentiamo. Ah, ok. Giusto. È da sempre che è così, sì. Da quando siamo qua. Questa cosa da troppo tecnici io non. Ale è more than 9 Pau in teoria. O more T 9 Paolo. Adesso non mi ricordo. Adesso vado a vedere. È così. Ma per cosa? Che chi è abbonato può avere una mia emoticon. Cioè, può avere una mia, un mio sticker. Che figo. Aia. È scoppiato. E, oh, ritornello per due. Ritornello come fa? Parte le note. Che accordi? Allora, il giro mio, para, che è quello su para, cui para, si appoggerà. Ah, tu cosa fai? Intanto lo buttiamo giù dritto, poi sì. Vediamo con lui cosa facciamo. Siamo fino a qua. Ah, dove? Vedo che effettoni. Sono carini, sì. Molto rampa. We'll be right back.
la strofa, sono due giri di strofa. Strofa qua. Per due? Sì. Ah, quindi strofa ancora? Sì. Okay. Sì, perché qua c'era l'idea di aggiungere qualcosa di atmosferico. Ma qua ci sta la parte. Esatto. C'era quella lì. Era qua? Sì. Che è sempre strofa, però più figa. Sì. Chi si ricorda? Ah, più alto. Cos'è quel? Cosa sono? Così basso? Va bene. Però sì, è quella roba là. Ci sta. Cioè, mi bemolle. In teoria sì. Sì, ma è una roba che fa le chitarre. Negli altri due giri. Non importa, però sotto c'è un altro giro di basso su questa roba qua. Dopo tu sì. Cosa fai tu? Eh? Tutte e due fate sta cazzata? No, no, ah, uno solo. Uno solo. Esatto. E tu cosa fai? Niente. Niente? C'è una chitarra che fa questo? Sì. Cioè. E poi probabilmente sarò io che lo faccio e lui che incita il pubblico. Sì. Sennò... ho altro da fare, io, Manta. Ok. Cosa cazzo stai facendo allora... tu? Suoniamo. Quella roba lì. Proviamo dall'inizio. Che sto cercando di tirarmi fuori il giro. No, va bene che magari fado un attimo. Però qua andiamo avanti con questo giro qua. È più lungo. È un ritornello ancora. Sono due ritornelli. Cioè due giri di ritornello. Addio. Eh? Andiamo avanti.
Ok, qua c'è la parte rognosa. Qua ferma. C'è pausa però. Ferma, sì, sì. Praticamente, qui, la parte rognosa parte in un modo che a me piace molto, ovvero c'è un giro di chitarra da solo e il basso e la batteria mi entrano sul 3 dell'ultima battuta. Quindi diventa... No, è un altro giro, perché... Allora, è sul 3 dell'ultimo, quindi è tupa e basta. Esatto, in teoria dovrebbe essere quello. Proviamolo un secondo. Ritrovarlo. Perdo con la pletrata. No, perché è tutto su giù. Tre aperte. Così l'hai scritto tu. Così ci darei un'ascoltata di nuovo, sì, che non originale, perché non mi ricordo bene gli incastri, perché mi sono a livello di batteria non cambia niente, però secondo me lo apri un po' la cambia, seconda ascolta magari. ascoltalo, metti su song Jubilee song, ascolta ma aspetta, Davide, hai già fatto vedere la magnifica transition che abbiamo preparato per Manta? Assolutamente no. Come no? E allora, no. Allora fai così. Parti dalla generale. Ci sono. Ok. Siamo. 3, 2, 1. Vai! Metallo! Fighissima. Il metal. Heavy metal. Molto Viking. Stupido il metal. Ma è stupido? È stupido, è bello perché è stupido. Allora, vai, fai partire che le riascoltiamo un attimo. Da capo? Sì. Ma la canzone? No. Sì. No, io farei partire una serie TV. Cosa guardiamo, Rick e Morty questa sera? Cosa dite? No, ma intendo la canzone. Ha già grande successo nella chat. C'è grande successo. Cosa dicono nella chat? Dai, facciamo un momento. Che chat. Tutti vogliono Manta. La dissolvenza Manta. Nella vita. Nella vita. Okay.
seconda strofa. Qua parte il coro. È sotto di un tono. Re do diesis. È più giù. Re do diesis. Re do diesis. Ascolta, ascolta l'aggancio. Come cazzo entra? Quindi due giri completi con una sola chitarra. Due giri con una sola chitarra. Ah, un altro aspetto. Ok. Ma non ascoltarla. Ah, boh. Ferma. Okay. No, la batteria è sbagliata. La batteria è sbagliata. Okay. No, è sbagliata la batteria. Ah, poi lì c'è un'altra chitarra sopra. Sì, lì sotto c'è un'altra chitarra. Che è scritta, quindi in realtà. Sì, è quella che nel fa... frattempo sta iniziando una religione per Manta. Come sarebbe? il mantaismo o il mantanesimo? Il Manta. Ah. Manta cosa dice? Che tutti i miei adepti avranno birra. Mi sembra onesto. Ma sul mantaismo. Mantaismo. È stato bellissimo che al. Giusto prima che dicessi tutti i miei adepti avranno birra, avevo fatto la dissolvenza. Grande! È giusto, fontane di birra in piazza. Basta, adesso il prossimo video dobbiamo metterla. Cioè ogni volta che appari. Ogni volta. Ogni volta. Ma perché stai guardando la diretta tu? Infatti ho detto, ma è Davide, ma sta lì. Vieni! Cazzone. Mona. Comunque il giro di basso iniziale è un po' più... No, è più bello che lo fai tu. Ero già nel panico, ho detto, cosa ho toccato, cosa ho toccato, cosa ho toccato? Esatto. Che, cioè, fai altro roba. Come hai registrato, secondo me è una traccia. Sì, sì, più poi walking, è anche sbagliato. Più come lo fai tu, già ci stiamo avvicinando. Così è tanto più scarno però. Cioè cambia proprio il mood. Agli spettatori non sfugge niente. Cisco, la mascherina. Tra l'altro di un colore orribile, tinta carne, cazzo, proprio oscena. Dovete sempre mettere la mascherina, sempre. Vabbè, volete che la rivediamo fino a qua o proviamo a chiuderla? No, vabbè, proviamo a chiuderla, poi ci sono un sacco di cose che... Dai, proviamo a chiuderla. Ok, vai. Comunque, tanto per capire, adesso tirerò fuori qualcosa, però più scarna, più gruvosa. Sì. Proviamo a sentire com'è. A me non dispiaceva l'idea di alternare le cose. Che potesse essere che tipo magari nell'intro fosse un po' più liscia, che fruisse un po' di più. All'inizio dici, la facciamo partire piano? Che la fai andare un po' più... Sono proprio meno colpi. Da come l'hai fatta, da come l'hai scritta, eh. Ah, fammela sentire un attimo. Vai. Guarda, in realtà la differenza è che su dove tu fai le note lunghe, io mettevo due colpi. No, è proprio un'altra cosa. Ascoltala, buttala su. O sono ricoglionito e che è possibile. Non importa, l'importante è che venga fuori una roba fatta bene. Cioè, questo è ovvio, però devi partire da qualche parte. Sì. È un mood proprio, è un'altra cosa. Se fai meno colpi,
è più sulla cassa. Sì. Dà un altro senso alla cosa. È semplicemente diverso. Poi si aspetta, vede. Aspetta, tu stai parlando della parte, quella dove ci siamo tutti, o quella dove sei da solo con la cassa? Cioè con la batteria? Dall'inizio, cioè quella da solo con la cassa, sì. Io dividerei le due cose. Cioè farei una parte più liscia, magari con più colpi, il famoso discorso che facevo del walking bass, che in realtà non è un walking bass, ma è una roba costante, continua, dove praticamente batti su tutti gli ottavi del giro. E poi in caso su questo lo facciamo più sul... più grupposo. Quello terzinato? Quale cazzo intendi? No, allora, la canzone è divisa sull'intro, dove non ci sono le chitarre, io farei un basso più pieno, quindi dove copri tutti gli ottavi. Ok, che è come l'hai scritto? Esatto. Ma vai, però c'è l'idea, non per forza come è stato scritto. No, no. L'idea è quella, su quella parte lì, ma perché così diamo un tappeto di basso che mi tiene su tutto il brano. Quando invece partiamo tutti, in realtà lì segui quella che è la batteria, vi tirate fuori un giro che tenga in piedi il fraseggio. Ok, dopo... Ma allora, prima da solo, tutti gli ottavi, sì, per dire. E dopo quando entrano le chitarre, subito? Lo fai grupposo. Secondo me così tiri un po' il freno a mano. Però proviamo anche subito. Proviamo. Tanto poi in caso la riascoltiamo domani su YouTube, iscrivetevi al canale. Che marchetta, ragazzi. Allora, in teoria è per la corda vuoto. Sì. Dabba, 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 dabba. Parti in do diesis. Quello è un do diesis. Quindi ecco, ovviamente la coda a vuoto ti dà il tappeto, no? Ovvio. Eccolo là, è tab do. Questo che fai, però così senza corda vuota suona veramente da culo. Tanto proviamo a farla, poi sì, comunque sì, quella suona da culo, sì. No, ma quello è il mood, nel senso. Ok, no, voglio sentire la differenza. Proviamo a farla e ci fermiamo subito dopo. Sì, però sì, solo sì. L'inizio là. Cioè, solo quell'inizio là? O anche solo quelli. A me sembra che fai un'altra cosa, però. Fai quello. Cioè, l'idea è quella di un continuo, di un tappeto. Quello che ti senti di fare, fallo. Ma anche più semplice, secondo me. No. Sai cos'è che ti inganna, che fa sembrare che fai quella roba là? La base che c'è sotto, che fa sti cazzi. Forse ti incastra, però cioè, in realtà anch'io percepisco quella roba là ed è figa, che è cioè è una scala, è una scala, quindi è molto più lineare. Ah, eccola qua. Un'altra roba. Sì, è gira su quelle note là. Quella cosa che stai facendo adesso funziona secondo me? Funziona secondo sì, me. Sì, ci sono alcune note che suonano un po' strane.
Sì, vabbè, quelle là, ma insieme. No, passa, passa già per il sol. Pa, pa, sol, esatto. Questo è un mi? È un mi. No, è un sol. Ah, sì, scusa, sì. Lui, sì, per il mi, giusto. Da ba da bo da bo da ba ba bom. Prova a suonare Cisco, per favore. Cisco, perché sono tante note adesso. Però. Sì, sì, sì. Una volta che viene più chiaro, è perfetto. È questo il mood. Tu hai groove, un attimo. No, adesso vorrei provare quando entro la chitarra. Il tappeto. Cioè, aprirlo, sì. Come prima. Sì. Proviamo. Prova con la base. Devi riuscire ad arrivare però a questo dove è già nel resto della canzone. Perché non ero fuori? Sì, se arrivi su quella parte là prima. Cioè anticipo? Sì, anticipi un pochino. Cioè quella parte lì mi ci arrivi un po' prima. Ma l'anticipo come intenzione o no, scala proprio una nota? No, spostato indietro. Il cazzo, fammi sentire. Facciamo insieme. Cifo. Sì, tararara, dopo. Sì, ma non lo fa, cioè, non lo anticipa in quel punto lì. Allora, il concetto è che questo qua è un fraseggio che hai tenuto anche all'inizio, giusto? E quando lo faccio all'inizio lo anticipo. Esatto. Sì, ho capito, per fargli capire dove era. Esatto, dovrebbe essere lì. Esatto. No, sei fatto in anticipo adesso. Adesso era in anticipo. In anticipo di un ottavo. Senti. Bene così. A me piace. A me piace molto. Sì. Ho appena realizzato una cosa.
potremmo risolverci tutti i problemi di questo mondo con questa cosa. Ti ricordi che ogni tanto non ci ricordiamo come fanno le robe? Mettiti davanti alla telecamera con questo, ti guardi la tinteggiatura e poi te la riguardi il giorno dopo. Tu ci ridi, beh, è una gran cosa in realtà. Ecco perché i video su YouTube avranno 200 milioni di views. Esatto, perché sono tutti tuoi. E miei. Oh. La proviamo fino alla rogna. C'è. Yes. Proviamo fino alla parte rognosa e poi vediamo la parte rognosa. Ok, ce la ricorderemo se... Andiamo! Yes! Sì, ma perché sempre ad anticipare. Sì, lo sento perché sto cercando di ricordarmi la parte. Ma là è dritta fino alla fine. Tararara, sì. Sempre... dritta. Tutte e quattro. Ok. Perché mi pare ci fosse una pausa là, no? Non è mi bemolle. Re. Re, do diesis. Re, do diesis. Se. Re, do diesis. Re, do diesis. No, all'inizio avevamo detto che era... Sì. Avevo detto che era cambiata, che era diversa. Quando abbiamo riascoltato il brano, gli avevo detto che era diversa. Mi ero fermato a prima. Beh, meglio così. Ci sono le note che ci stanno. Sì, sì. Se io vado via dritto, facciamo un'altra roba. Intanto chiudiamola, c'è... poi dettagli, robe, eccetera. C'è spazio per fare cose. Ce l'abbiamo ben chiara, perché sennò... Resta bene. Vediamo. Sì. Anzi, prova un attimo a farmi quel giro là, vediamo se ci sta. Quale? Con l'inizio. Quale? A cazzo. Quale? Tu, con l'iniziale o...? No. Forse lui intendeva quello.
Andiamo. Dall'inizio. Non c'è il testo su questa song. No. Ci avevamo iniziato a provare a lavorarci in quarantena. Ma c'è la foto della Giulia? Ce n'è una. Vabbè, lo facciamo dopo. No, lo facciamo dopo, dai. Ok. Vado. Sapeva già. C'è già un piano. Sì, sì, c'è già tutto. È tutto segnato, è tutto scritto. Però vabbè, o ricordamelo, Davide, perché sennò... Ma sì, infatti lo fate quando vanno a letto i bambini? Quando vanno a letto i bambini? Sì, lo facciamo quando siamo fuori area protetta, fascia protetta. Beh, sono già le 10:30. È già vabbè, ora, dicono. Siamo anche nel 2020, sono bambini moderni. Andiamo? Proviamo? Cosa? Dall'inizio? Vai, bro. Vai. Io non mi ricordavo più il giro. Quando io vado su c'è una nota che fai che non riesco a capire. Aspetta, proviamola insieme io e te un attimo. Cos'è, io mi? Io sono qua. Dopo cosa fai? È un mi allora, è un mi? Finisci in... Ti sta bene il mi, non so che cazzo fai. Non ho capito che nota tu faccia. Però ci sta bene il mi, fidati. Io faccio mi fa diesis. Mi fa diesis? Sì. No, in realtà ci stava, cioè, quando andavi su mi stonava. Io faccio il contrario, fa diesis mi. Ah, sì. Però aspetta. Ok. Però io quella roba lì la faccio quando siamo già in mi. Perché per me io vado sull'accento forte sul mi. E quindi è giusto, ma è un fraseggio e quando mi facevi la nota alta, non so perché mi Perché era un do diesis e non c'entrava una sborada. Ah, okay. Ok. True story. Vai. Capo. Sì. No, mi fai sto pezzo qua un attimo, per favore. Sì, solo dai. Questo. Ciao, il tornello. Sì, solo una volta. Tanto ma qua ci sono solo click in base. No, ci sono le basi. La mia base. Le basi. Ci sono le basi. Ah, vabbè, proviamo un attimo senza basi, senza niente. Ritornello. C'è? Sì. We'll be right back.
Com'è che fai tu il finale? Finalissimo. Fabietto, quella nota era poesia. Aspetta, cosa? Quella nota era poesia. Quella, sì. Questa. È un labbe morto, vero? Esatto, il famoso labbe morto. Citazione. Prova a farlo io te un secondo, il rit. Ritto. Ritornello. Sì, perché sì. Io lo sto chiudendo. Solo io e te. Che fanno... se capisci, riesci a capire. Ma fa così l'ultima pa. No, era un'idea mia. No, non è l'hai notata male, però, l'hai notata. Allora, l'ho notato perché la sentivo anche prima, ma richiama la parte rognosa alla fine. È vero. Cioè, ci sta una parte così, la chiamava anche a me. Però è meglio lasciarla per dopo. No, però, cioè... Elaboriamola come idea, se ce l'avete tutti anche e due come sensazione, proviamo. Se, anche perché... Ho sentito anch'io, cos'è che hai fatto? La parte finale è... Ti hai stoppato. Va comunque. Sì, alla fine, l'ultimo giro. Sì, bisogna vedere se ci sta col tempo. Se sì. Devo cambiare, eccetera, eccetera. Vediamo, perché proviamo. Il primo io lo stavo già chiudendo con una roba del genere, non mi ricordo. Quindi li andiamo anche a cambiare tra i due. Non so che cazzo ho detto, ma sono capito. L'ho già sentito. Perfetto. Perfetto. Vai, un'ottima idea. A te basterebbe non, fare tipo... Non leggo, ma rispondo. Sì, è vero. Però, cavamenti, no. No, piuttosto non sento niente, vado, batto e basta. Non sento niente e annuisco. Piuttosto dico sì. Ma mi piaceva la tua idea. Sì, è vero. Ottimo, dai, adesso proviamo. Dio. Satana, aiutami. Facciamo due giri di ritornello. Con la parte nuova. Ok. Aspetta che parlo al telefono. No, vai, io ci sono. Sei pronto? Vai. Siamo quasi. Sta molto bene con la parte rognosa dopo. Ta 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 ta. Ma c'è il riaggancio che è un po' strano. No, perché non lo facciamo preciso. Non facciamo le stesse robe. Non mi sembra che la batteria sia uguale ai colpi sì. Di chitarra. Esatto. E ai colpi di basso. Non lo forse. Facciamo preciso. Allora, mettetevi d'accordo. Non so se voi anche. È un'altra roba. Ok. Possiamo partire da questo presupposto. Vogliamoli insieme. A pe pe pe. Secondo me. Basta metterci d'accordo e anche con lui poi. Però anche tu, Cisco, stai in tempo. Ragazzi, voi volete acqua? Che vado a prendere un po' d'acqua. Stavo proprio pensando, sì. Puoi portarmi dell'acqua dentro un sacchetto che non si capisca? Cazzo. No, non ho sacchetti, mi dispiace. Va a procurarti un fottuto sacchetto, porca troia. Avrei voglia di andare fuori e bestemmiare. Ma perché fuori sei uscito Paolo? Giusto. Che bello, che sensazione di nudità. Senta Paolo qua dentro. Prendiamolo un sacco per il culo. Mentre...
Se tanto non lo saprà mai. Ti stava già scappando. Quindi... ma. Allora, esatto. Io faccio così che è molto semplice, però... Anche io, solo che cambio gli, non gli accenti, me lo faccio chiuso. Fammi sentire cosa fai tu. Questi sono gli accenti. No, in battere. Ragazzo. Adesso c'è la rubrica Paolo non c'è. Cosa succede quando Paolo non c'è? Parliamo. Gli spostiamo le cose, guarda, guarda. Oh. Oh. Ascolta Cisco, tieni un tempo che lo proviamo le mani. Eh? Eh? Tieni un tempo. Aspetta. Eh? Tieni un tempo. Che cazzo? Senza bestemmiare poi. È difficile. Pepe. Questa è l'altra parte. Questa è la parte dopo. Paolo, come fa? Come fa Paolo? Non sapevo più suonare un cazzo. Eccola qua. Quattro giri. Eh? Sono quattro gli accordi. Stiamo provando il finale o stiamo provando che cazzo? Stiamo provando tutto il ritornello. Cercando... la parte finale è cambiata. Esatto. Non è funzionale, ma se ti fa piacere... Anche non mi ricordo più come fa. No, questa è la parte... Cosa c'è prima? Ah, no. Allora, esatto. No. La manta e te al limone perché è manta dissolvenza grazie te al limone schiumato una nuova marca potrebbe sembrare anche altro magari lo è ah buono questo limone Paolo non ci ricordiamo come fa il ritornello adesso arrivo beh, ma stavo a metterlo su. Adesso siamo anche buoni di metterlo su. Ok. Ci abbiamo fatto i dispetti mentre eri via. Tanto dopo li rivedo. Allora. Madonna, c'è un sul manta. Sulle cuffie e sul manta. Senti che tu fa il 3. Sì, un po' sì, ma sei... Anche tu. Oh, vabbè. Io ce l'ho sbrega sul 3. Vabbè. Vabbè, dovrò cambiare qualcosa. Vabbè. Come fa il ritornello? C'è quel ta-ta-ta che mi crea dell'angoscia ma, con il... No, ok, ma... Perché io arrivo lì sono... Ma il ritornello lo facciamo stoppato? Quindi bisognerebbe trovare il modo di sì fare stoppate due, ta-ta, e poi magari fai una rullata di accompagnamento. Vabbè. Fatemelo sentire un attimo voi. We'll be right back.
Ma l'idea ci sta. Sennò poi mi va contro il fraseggio. Sì, poi vabbè, bisogna vedere anche la linea vocale, però sì, di base questa è la forma. Ah sì, beh, ovvio. Tutti i ritornelli. A proposito di linea vocale, potremmo salutare la Giulia? Sì. Yeah. Davide, ci sei? Ovvio. Bene, allora mostriamo il nostro ospite che avremo probabilmente è in mezzo, vero? Sì, è in mezzo, in alto. E salutiamo la Giulia, vai, lancialo. C'è. Grande, ciao Giulia. Grande, Giulia. In una delle sue forme più sobrie. Sì. Io dovrei averla qua in teoria. Vediamo. Sì. Bene, ottimo, ciao Giulia. No, ce l'hai alla tua sinistra. Ce l'ho alla mia sinistra. Ciao. Come fosse trattare Fabio. Ciao Giulia. Ciao Giulia. Ciao Giulia. Cisco, ce l'hai sopra se vuoi salutarla. Invece Manta guarda in alto a sinistra. Eccola. Bon, tutti a guardare Giulia? Ciao Giulia. Questo è un momento da segnare per le stories, Davide. Fai un clap come si feel? No, no, è che c'è un foglio dove deve segnarsi tutto. Chiaro che il clap non sarà un cazzo. Dai. Bene. Quindi dall'inizio. Ma ogni ritornello finisce così, quindi? Di tutte le canzoni? No, ma sono due ritornelli. In realtà sono due ritornelli. Okay. Quindi ci sta. Okay. Sì, diciamo, vediamo se ci sta. Intanto. Esatto. Intanto così. Chiama così. Poi secondo me ci sta molto bene quando poi andiamo sulla parte finale. Magari li cambieremo tra uno e l'altro. Okay. Però l'idea è questa. Va bene, dai. Vuoi? Tanto non ha sentito un cazzo di quello che hai detto. Niente, nulla. Niente. Adesso Cisco. Eh? Dovresti mettere un suono automatico da far partire, automatico da far partire ogni volta che Cisco non ascolta. Non ascolta e ti dice sì. Sì, e la parte di far partire qualcosa, capito? Metto una registrazione in loop di Cisco che fa sì. Sì. Quindi io direi sì, di fare altre due ciaccole perché Davide al momento è impegnato a salutare. Due secondi, se no è che sta facendo pagare una delle band che sta provando in sala prove. L'altra sta provando in sala prove al Drop C a Cadoneghe in via Giambattista Tiepolo 1/D, telefono 049 800 700. No, come cazzo è il telefono? 800 700 100 3. 899 899. No, ricorda i ragazzi. No, no, 049 700 133. Ecco, non adesso così. Vediamo chi chiamate. Chiamate l'144. Boia. Madonna. No. C'erano settimana scorsa i 5 Sky che hanno tirato fuori la pagina del televideo. Quando c'erano i sottotitoli, chiama Spot. Samantha Calda, eccetera, eccetera. Ciao 5 Sky, ciao Barox. Ciao grandi. Ricorda ai ragazzi come ci si abbona. Come ci si abbona? Allora, è lunga perché effettivamente è un po' complicato. Io mi metto comodo, faccio un sonno. Allora, se avete Amazon Prime, il procedimento è gratuito. Un po' complesso, ma gratuito. Basta andare su Twitch Prime, cercare su Google Twitch Prime, premete il primo link e accedete con i dati di Amazon Prime. Fatto questo, collegate in alto a sinistra il vostro abbonamento Amazon Prime con il canale Twitch Prime, con il canale di Twitch, e avrete Twitch Prime per potervi iscrivere gratuitamente al canale e poter sostenere More Than Music TV e i Raging Madness. Bene, avevi il microfono giù. Come avevo il microfono giù? Scherzo. Adesso vengo di là e ti ammazzo. Mi puoi rispiegare come ci si fa l'abbonamento Prime a Twitch? No. Basta. Se hai Amazon Prime, colleghi il Twitch. Esatto. E ti iscrivi al canale. Esatto. Ma tu l'hai già fatto, vero Cisco? Sì. Sì. È che lo vedo se non l'hai fatto. Dai, andiamo. No, l'unica cosa appunto è che con questo abbonamento che è gratuito non si rinnova automaticamente, quindi ogni mese bisogna ripremere abbona. Ma sono sicuro che lo farete perché ci volete tanto bene. E una volta abbonati avete... Cosa hanno da abbonati? Uno sticker di Paolo. Esatto, lo sticker. Sticker di Paolo. Il mio sticker che faccio così. Va bene.
da stampare e attaccare dietro la macchina. Anche no, Ivan si è abbonato. Anche Ivan si è abbonato, grande Ivan. Dopo mi abbono. Ascolta, hai presente gli adesivi, quelli tipo bambino a bordo, cazzate? Non si può mettere il tuo messo così? Beh, se vuoi si possono fare i cosi. Hai, hai Twitch Prime, glielo dai gratis. Vabbè, li stampiamo e li facciamo. È una grande idea. Mettere la mia faccia dietro la macchina messa così, cioè uno deve essere veramente malato per farlo. Io lo farei, però, ma perché sono maniaco di protagonismo, un altro che lo fa mi preoccuperei io per lui. Vabbè, ma sotto ci scrivi qualcosa di carino. Di carino? Sì. Tipo no. Non sta a suonare mentre ci sono i microfoni aperti, sennò è un casino. Così quello dietro, Paolo, che ti sta tamponando, sai che stanno sempre a culo, vede Paolo che dice no. No. Buono. Dai, e dall'inizio fino alla parte rognosa, che vorrei chiuderla oggi questa canzone. Abbiamo mezz'ora. Oh, solo mezz'ora via. Abbiamo. 1, 2, 3, 4, partenza, via. Solo mezz'ora abbiamo. Ma se no non ti sento. Mi è partito l'audio. Cosa? Mi è partito l'audio da una cuffia, non sentivo più niente. Vuoi delle cuffie? Eh? Vuoi delle cuffie? Ce le hai? Sì. Dammi delle cuffie. Per favore. Per favore. Ce le hai? No, prenderle. Grande. Ce le hai? Dammi delle ce le hai? Ma in questo studio di registrazione Drop C di via Giambattista Tiepolo 1 a Cadoneghe. Hai delle cuffie? Delle cuffie che sento. Manta che fatto la loro storia. Hai tipo le cuffie qua che ti fanno tipo il Mickey Mouse. Però ti se viene il male comunque con Topolino. Esatto, sì, bro. Esatto. Lomena de mascherina. Ti piacerebbe avere il mio tè? Sì. Bro. È che Paolo non ha pensato a me. Paolo ha pensato solo a Manta. Certo. Mi sembra onesto, parcellare. Ma Manta è l'unico che ha la sua transition personalizzata, sì, vorrei dire. Cioè, ma quello posso anche essere d'accordo. Fagli una transition adesso perché è perfetto. Sì. Vedete che sembra Mickey Mouse. Bello che non sappiamo se l'ha fatto. Questo è stato un momento epico di cinema. Epico! Epico! Andiamo. Vallalla. Vai! Aspetta un attimo. Porca troia, aspetta. Perché sono più basse. No, non sta a guarda che mi spacca le cuffie. Guarda come le ha messe. Cosa ha fatto? Mi ha fatto il giro attorno. Si è fatto...
c'è? No, qua c'è. Sei sicuro? Il... C'è? Sì. Sei sicuro che sì, 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 perché c'era sotto la base. Ma già. Comunque non mi trovo niente sulle strofe. Ma no, è solo perché parti prima. Fallo, fallo piano, fallo lento. Sì. Prova a fare quel cazzo che stai facendo, io provo a starti io dietro. Vado via semplicissimo qua, adesso. Vai via dritto, semplicissimo. Inutilmente di stare dietro al mio batterista. Sai, secondo me l'unica cosa se... cioè allora sulla strofa è da capire se tengo sempre, cioè sulla prima strofa e sulla prima parte della seconda strofa perché dopo tararara. Esatto, e lì cioè o faccio tutto lo stesso groove anche il primo, la prima strofa, il primo giro della seconda strofa, oppure faccio la seconda parte della seconda strofa seguendo lui. Ragazzi, capito? È incredibile, è la prima volta che riesco a seguirlo. Anch'io? Stavo proprio pensando, cazzo, cazzo, ho capito. Come per dire, ma come cazzo faccio a capire quello che sta dicendo? Cos'è successo? È fare... l'emozione della telecamera, sì, che ti fa essere più chiaro, non ho capito io. Capito? Sei, sì, incredibilmente sei. Sei. È quello che ci stiamo stupendo. Sei. 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 Sono quasi commosso. 5 anni. Hai capito? Secondo me la tieni tutta uguale. Cioè, cambia, sì, entra la chitarra, ragione, cambia la voce. Uguale. Allora proviamo a fare la strofa. Anche per dirti la prima strofa sul groove della seconda parte della seconda strofa. Tutta, ma di batteria parlo. Di batteria, perché io non entro la... No, no, tu no. Ok. Lo provo io però. Proviamo a fare la strofa un secondo. Sì, provo a dire un attimo, se no se la perde. Fai un attimo per... No, io faccio solo tararara lì, eh. Prova a seguire, se tendi ad anticipare un po' gli ottavi, se te li mangi un po'. Senti la strofa che facciamo di lui. Aspetta, facciamo una roba alla volta, perché anche io, cioè, prima si stagliava lui, se no se la perde. Sì, sì. Vai, eh? Vai. Niente, tranquillo, vai. Aspetta, facciamo una cosa più figa prima. Ecco. Una roba, vai.
per lui. È solo una questione di tenere gli accenti, cioè se fai tu è piatto, se riesci a far, a dargli i colpi, ma quello è il concetto che volevo tenere invece. Le piattume, ma anche quello che tu vuoi tenere il piattume, sì, però sotto, sì, però gli togli il groove, cioè perde il groove, cioè, nel senso che non ho fatto 200 di canzoni che ha il groove sulla strofa. Okay. A me piacerebbe una roba sulla strofa molto drittona, metal ignorante. Cioè, ci sta il discorso che lui fa groove con la batteria. Però avere un bel tappetone sotto che ti faccia solo... Ma allora deve essere proprio... No, esatto. Il concetto è quello di fare un giro, un rondò, che rimanga sempre sulle note basse e che non sia troppo complicato. L'unica cosa è che secondo me non deve essere tappeto, ma non piatto. Cioè, ci vuole un movimento di accenti. Prima, secondo me che lo fai dappertutto all'inizio? No, allora, prima lo facevo... Sta roba qua prima la facevo solo... Dove solo entravo sulla io? Sulla seconda parte della seconda strofa. Ok. Che hai sentito adesso. Senti quanto sta urlando. Prima, cioè, quando cominciano le chitarre? Cercavo di seguire te, però non capisco quello che fai. Quando cominciano le chitarre? Eh? Quando cominciano le chitarre? Che cazzo? Anche... No, allora, quando entrano le chitarre, la sua chitarra, dici? All'inizio della canzone c'è una strofa, si comincia così. Ok, cominciamo io e te, poi si attaccano le chitarre. All'inizio, sì. Io cambio, tu cambi e loro entrano. Cioè si fa tutta un'altra roba in realtà, anche se è sempre la strofa, ok? Perché io faccio un'altra roba col basso. Io faccio un crescendo. Tu fai un crescendo, cambi il tempo anche tu. Cambia tutto, in realtà. È sempre lo stesso giro, però è un'altra roba. Ti riferisci a quello? Io mi riferisco alla quella è l'intro. Ok, tu stai parlando dell'intro, io mi riferisco alla prima strofa e alla prima parte della seconda strofa. Giusto. No, scusa, non stava... È che ogni volta che batti le bacchette, penso che mi sia arrivato un messaggio perché c'è lo stesso suono identico. È poco chiaro. La prima parte della seconda strofa, io faccio questa roba della prima parte della prima strofa. Ok, sì. È poco chiaro, va bene. Esatto. Il groove fino a quello che abbiamo suonato adesso, sì, è il groove che è suonato sulla seconda parte. Seconda parte della seconda strofa. Ok. Perché prima anch'io cercavo di seguire te, cioè cercavamo di fare qualcosa che però è poco chiaro, ma anche la batteria è poco chiara. Ok. Allora, guarda, l'idea era che il groove della strofa, sia della prima che di tutta la seconda, di provare a fare quel groove lì, quello che abbiamo fatto solo nella seconda parte della seconda strofa. E mi è fatto uguale però. Sì. Anto, cioè, volevi fare sempre quello. No, non lo so. Cioè, era no, cioè cambia il concetto. Dai, okay, la domanda era questa. Sì, allora, o lì, nella seconda parte della seconda strofa, facciamo quel groove lì e si trova qualcos'altro sul resto. No, magari, però bisogna farlo allora. Magari, perché... No, magari il concetto è lo stesso, però con qualche colpo in meno. Sì, anche, va bene, okay. I rullanti invece che essere okay, così per me, allora, a me stai dicendo fai la stessa roba però. Sì, più o meno sì. Capito, perché io prima invece facevo un groove diverso proprio. Adesso lo riascoltiamo. Quella è una parte che a me la batteria mi chiama tanti cazzetti. Dopo sì, però mi interessava capire proprio io vorrei chiudere la canzone, cioè almeno avere un'idea di tutte le parti e poi questi dettagli qua. Siamo a un dettaglio abbastanza grosso. Mica dettaglio, cioè proprio che cazzo faccio nella strofa. Sì, cioè, ok, però cioè, almeno sai che quella è la strofa, il resto non sappiamo che cosa sia della canzone, certo, cioè in quel senso. Volete provare a fare la strofa? Dipende ragazzi, perché sapete che la prossima volta che ci troviamo a fare questo lavoro qua è a fine agosto. No, abbiamo ancora una prova. Noi tre.
Lui è via, il signorino va in vacanza. Beh, è agosto. Il signorino è agosto, è vero. Agosto, via. Tra l'altro, infatti, cioè, è fine luglio, quasi agosto, e Cisco è riuscito a esprimere un concetto che anche a settembre ci avremmo messo 4 prove per capire che cosa voleva dire. Sì, ma questo la gente non lo sa. Quando ti dice ti guarda, ti fa dei cenni, e poi è presente quello, sì, cosa... non sai il riferimento, beh, ok, ho capito. E spesso succede anche un'alchimia impossibile, secondo la quale poi in effetti ha capito veramente. Succede e lui ha capito e io riesco a capire cose che non sapevo di aver capito. Senza dirti un cazzo, che bello. Non so se ti ricordi quando ci abbiamo messo a capirci solamente su facciamo le prove martedì prossimo. Ma prossimo anche questo... Non lo voglio rimembrare. Ah. Beh, ma il prossimo è questo che viene o è prossimo? Che è? Martedì, adesso che è martedì, martedì prossimo è martedì della prossima settimana, quindi fra 7 giorni. Sono d'accordo. E giovedì? Fra 7 giorni compreso oggi. E giovedì? Giovedì prossimo è sempre quello della settimana. No, ma... No! È qua che rompevi i coglioni. Ah. Mi dicevi no, perché giovedì prossimo è quello è di questa settimana. No, tipo se io ti dico il weekend prossimo. Ma giovedì prossimo intendi questo o quello della prossima settimana? No, giovedì prossimo. È il prossimo che arriva. Però no, martedì no, prossimo. Ma ha già cambiato idea, però. No, no, è giovedì della prossima settimana. No. Prossimo, non è giovedì questo. Se... Ma io che la pensavo così, ma mi hai cazziato. L'idea. No, 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 giovedì prossimo, è il prossimo. No, dopo domani. Ma io lo posso sempre. Quindi non è il prossimo giovedì, è il prossimo... prossimo della prossima settimana. Che momento imbarazzante. No, però se io ti dico il weekend prossimo, te cosa dici? Fanculo. Questo, quello dopo. Imbarazzante e accuratamente segnato. Ragazzi, facciamo qualcosa? Sì, dai. Schifo. No, la strofa. Vabbè, lavoriamo su quella allora. Sì, ormai li vedo lanciati. Vai, vai. Fammi un favore, Davide, segnami questa parte per favore, fai molto piano questa roba qua, che così io entro la settimana me la copio sui MIDI e ci lavoriamo bene settimana prossima al computer. O comunque ti giro la parte piano, in caso te la tiri fuori. Piano di dinamica. Piano, piano di velocità. Ma ma giovedì. Ma prossimo. Prossimo. Ma piano prossimo. Ma piano, piano, ma piano, piano o piano? A piano secondo o terzo? Ce l'ho. Top. Continuiamo dove eravamo rimasti.
Cantava benissimo quella parte iniziale. Non esagerare poi, però. Era bellissima quella roba. È tutta un'altra roba. Ok, vabbè, facendo. Ci sta. Però mi piaceva, cioè nel senso... Vabbè, ti piaceva? Perché sta dietro i colpi di cassa e rullate. No, ma mi piace anche il fatto che vai giù, che usi il sì. Cioè, beh, c'è, ci sta il sì. Sì. È una bella idea quella manta, eh. Prova a farmela da solo tu. Non andrei sul bello così là. Mi no sul re, no, cos'è quello? Beh, il re, no, il terzo tasto lì, il re è il re. Non andrei sul re, sulla seconda parte, quando fai do do da do da, non andrei su di mezzo tono di casa. E no, rimarrei sul do diesis di casa. Allora. Da fai idea perché urli. Là non ci andrei. Mai. Non lì, più almeno. Com'è, manta? Sentiamo. Oh, sentiamo. È potente sta roba. Sì. Potentissimo. Vai. Da ba da ba ba ba. Baba, baba, dora, baba. Mi slap. No, te l'ho pulito, che è figo. Cattivo. Cos'è che è? Baba 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 da baba 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 da baba baba. È molto dritto, però è potentissimo. Uno ogni due, tanto per fargli un collegamento. Esatto, bada bada da bomba baba baba. Esatto, una roba del genere. Questa è la strofa. Sì, proviamola però con la base per capire se gira. Cioè, questa è la prima parte della strofa, la no, seconda parte è... della no, strofa. Questo è anche l'intro, cioè è tutto. Te la okay. Facciamo diventare... Che cazzo? L'intro è la prima parte della strofa? No, sì. Ma l'intro lo lascerei anche... No, era la stessa roba. No, okay. Proviamo. La seconda parte è uguale alla prima. Allora devo cambiare anch'io? In teoria no. Proviamo. Meglio di no, così. E poi... la seconda parte invece è uguale. No, tieni sempre questa roba qua. Quando prima figa. Facevi tutto il fraseggio, prova a tenere questa roba qua. Anche perché poi entro io. Anche la seconda parte quando entrano le chitarre è sempre dritto? No. Solo quando non ci sono le chitarre. Cioè dove c'era l'intro, dove c'era la strofa. Ok, adesso siamo tornati alla normalità. Stiamo dicendo la stessa roba. Ok. Sì. Ok. Non ci capiamo. No, un cazzo. Però ci si è capiti. Sì, fantastico. Sì, ok. Sì, ok. Premere due volte stop.
Se me non ci sta un cazzo. Sai che non mi piace nell'intro. Vai. Aspetta. Non lo so, perché qua che spezzi. Prova. Stiamo crescendo, poi mi ha detto la batteria, insomma. Esatto. Non farlo. Come parti? Subito con la rullata? Ma secondo me... A me non dispiace, invece. È bello se lo doppiamo. Sì, è che va incastrato giusto. Però beh, figo, così abbiamo fatto di merda, però se l'idea è questa... Come partenza. Sì, questo sì. Secondo me non è male lavorare così. Potrebbe stare. Potrebbe essere. Ascolta, tagliamo è strano, è tararara, tararara. Ma ascolta, tararara. Ma secondo me dovremmo doppiarlo noi. No, no, là, lascialo dritto. Ma il basso da solo che stoppa... Ma non è da solo. Sai, io lo sentivo singhiozzato. Ma dimmelo, non riesco a capirti, dimmelo in... Perché ci parla da fuori? Ma non lo so, perché... Dimmelo. Scrivilo sulla chat. Non so. Sì, era per cosa... non intervenire. No, che mancano 5 minuti. Ah, sì, vabbè. Ah, ok. No problem. Se ti faccio comunque 5 con la mano, cosa ti pensavo volessi, volessi salutarci. Ah, sì. Visto che non vi vedo comunque tra 5 minuti. No, io ho paura che il basso così singhiozzato. Ma non è da solo. Perché sotto c'è bu 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 bu. Per quello dico che forse dovremmo doppiarlo. Perché se sotto c'è bu 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 bu, allora devi fare ca 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 ca. No. Forse no. Sì, hai ragione. Però dovremmo suonare in si dopo. No, non esiste. Ah. Non esiste. Dopo, cioè, non ce la facciamo con gli accordi. Mm. Sono troppo girati strani. Cioè, questa parte qua, come cazzo la fai? Dovresti farla. Non ce la fai a girarla. No, dai, teniamo il basso così. Magari là ci mettiamo qualche fatto. Ma magari ci viene in mente qualcosa anche la settimana prossima. Cioè, nel senso, è anche 2 ore che lavoriamo sempre sulla stessa cosa. Quindi possiamo anche... Proviamo a farla. Oppure tu, oppure con la batteria esageri, come si dice? Possiamo provare a sentire questa cazzo di parte finale della canzone. Che poi in caso... La prossima lavoriamo sul resto, perché la... 2 ore che siamo fermi sulle la fine di tutto? La fine di tutto, quella. Ciao, la parte rognosa. E che perché voglio farla? Perché ho passato 1 ora a scrivermi le parti, porca troia! Dai, 5 minuti di parte rognosa per fare contento Paolo. Non ti sento. Thank you.
C'è il... Che cazzo è il fa diesis? Sì, qua sì, qua è diverso. Qua il giro è diverso. È do, si bemolle, fa... No. Do, si bemolle, fa... Do, si bemolle, fa, do. Invece sul rientro è fa, mi bemolle. Adesso va su do, invece che tornasse in me. È così. Esatto. Yes. Stop è così. One, two, three. Sul lo stop è 2, 3, 4. No, sul 3. Non è 4, ah, eh. 4, 1. Esatto. 3 e sul 1 si riattacca. Quindi ti faccio soltanto la seconda riga, che è... perché sennò non capisco. Ok, facciamo tutta la prima. Giro in tre quarti e batte quattro. 1, 2, 3 là sul okay. Sull'uno. Sai che bello sto pappa? Adesso vabbè, si stava l'aggancio. Alzami i volumi, Davide. Cioè, non so se avete notato, ma lui fa 1, 2, 3, 4. Quando deve contare i 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Perché? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Perché no, ciucappa, ciucappa. We'll be right back.
sempre, è solo una volta che succede questa roba qua. È solo lì, esatto. È solo quella volta là. E dopo c'è, come prima, riprende come prima. No, e dopo c'è il giro che però diventa... Beh, in realtà il cambio più importante è in mezzo, che si ripassa in 4 per poi tornare in 3. È strano, però va via fluido. Vabbè ragazzi, per oggi abbiamo finito. Grandi sì. Tutti, grazie. Abbiamo fatto due grazie ore, avete sentito sempre la solita cosa, però ragazzi, è così che funziona. Quindi c'è... Spaccarsi le palle sulle cose fiche. Esatto. Ragazzi, facciamo un ultimo passaggio su Manta, per favore. Vai Davide. Mamma. Manta, 3, 2, 1. Bellissimo. Regale. Con annessi effetti sonori. Bene ragazzi. Ciao a tutti. Ciao ragazzi. Ciao a tutti. Ciao, grazie per averci seguito. Ciao. Grandi, ciao. E buonanotte. Bye.